uomo o donna? Diciamo che in questa puntata non ci siamo fatti mancare niente. Che risposta è? Non capisco, cosa vuol dire, gay? Ma no, è una coppia, due al prezzo di uno. Due al prezzo di uno? A che cosa significa, scusa, qualcos'altro non me lo potresti dire? La moglie ha detto di lui, è Ermeio Fico del Bigonzo. Vabbè, ti mostro una clip. La persona di cui parliamo è stata amica delle figlie del presidente Johnson. Fu a casa del presidente Johnson in Texas negli anni 60, quando Johnson era presidente, ed ebbe in regalo dal presidente Johnson dei gemelli da camicia. Ragazzi, io sono in una crisi totale, ma vado avanti perché a questo punto... Dai, fai un passo avanti. No! Ciao! Beh, questa è veramente una sorpresa, sembrano usciti da un quadro peraltro. Questa veramente non l'avrei indovinato mai. Prego, come Grazie. Si può dire a una coppia come voi? Benvenuti, cerco di essere una buona padrona di casa, signora. Benvenuta, sempre. Davvero, beh, questa è veramente una grandissima. Questa ragazzi, questa volta veramente non avrei neanche lontanamente supposto. Benvenuti ad Alba Grazie. Allo Scuro. Questo è uno shock emotivo, non ero preparata. Prego, si accomoda. Sentiamo cosa dicono di voi. Voi vi starete a chiedere che cacchio ci sta a fa Sabrina Ferilli qua stasera. Sto a presentare sto grosso personaggio politico che è Lamberto Dini, qua signora Donatella. Lui è stato pure presidente del consiglio AO, mica pizza e figli. È una bellissima coppia. Oggi che siamo tutti circondati da separati, divorziati, scoppiati, dislettici. Letto di qua, l'altro letto di là, loro almeno stanno assieme. Oh. Io adoro la politica, c'ho il cuore a sinistra, ho tutte le carte in regola per fare cinema, televisione, pubblicità, politica, insomma, per fare mondo dello spettacolo. Avrei anche un'immagine, secondo me, completa come donna politica, CGL, CISL, UIL e COBAS. Mi piace tanto Lamberto Dini perché ha le idee sicure, no come queste che leggono adesso, come quella che hanno letta alla Camera dei Deputati che ha detto metta a disposizione del Parlamento italiano la mia totale inesperienza. Oh, ma chi t'ha chiesta? Complimenti Ministro Dini e tanta fortuna a tutte e due. D'altra parte, oh, la vita è una questione de culo, o ce l'hai o tu fai. Ad Alba allo Scuro, Lamberto e Donatella Dini, grazie veramente. Io a questo punto voglio ricoprire anch'io un ruolo un po' istituzionale. Accomodatevi, grazie. Prego. Cerco di l'etichetta innanzitutto, allora, perché insomma davanti alla signora famosa per essere una grandissima signora romana di grande classe. Grazie, grazie. Capace grazie. Di ricevere come poche, insomma. Allora, firmiamo il contratto, io sono un po', voglio dire, emozionata, non mi aspettavo, ragazzi me lo dovevate dire, mi mettevo un po' meglio. Allora, ognuno di voi dovrà firmare il contratto singolarmente, oppure potete firmarlo, diciamo, leggendolo uno alla volta, però dovrete firmare ognuno per sé. Prego. Ho letto. No, deve leggerlo ad alta voce. Ad alta voce. Io ho sottoscritto Lamberto Dini, pienamente capace di intendere e di volere, meno male. Dichiaro sul mio onore che risponderò sinceramente e in maniera compiuta solo e soltanto alle domande del programma Alba al Scuro, racchiuse nelle buste di fronte a me. Bene, prende atto anche la signora anche Donatella. Sì. Benissimo, io le presto anche la mia Grazie. Penna, poi gliela richiedo indietro perché Firmiamo. Mi servirà, voi capirete perché. E adesso l'ingrato compito di aprire le domande di Sabelli Fioretti. Voi sapete che io non solo non sapevo chi fosse l'ospite, infatti sono ancora adesso abbastanza stupita e onorata della vostra presenza, e allo stesso tempo però non mi prendo la responsabilità perché in genere queste domande sono ignobili e alle volte anche volgari, ma è tutta colpa di Sabelli e del gruppo che sta in regia. Questa domanda la faremmo a Donatella. Lamberto è stato soprannominato Rospo. Sì. Per lei a quale animale assomiglia? A un cucciolone. A un cucciolone? Lo chiama così nell'intimità? No, non proprio, però è come un cucciolone perché è affettuosone. Quindi Rospo non era carino. Quando gliel'hanno detto lei ci sarà un po' rimasta male?
più lui o più lei? No, no, ma perché ha un significato Rospo, un significato perché quando era stato incaricato di formare il governo tecnico allora, certo. Allora c'era chi era scontento. Immagino, e allora sempre. Il Presidente della Repubblica allora dice, beh, vi dovete digerire il rospo. E così ingoiare lui ingoiare il rospo. E così lui è rimasto il rospo. Che veniva ingoiato, quindi aveva un significato che andava esattamente, di là. Esattamente, al di là dell'animale. Una questione estetica, sì. Mi perdoni, ma sai, non mi ricordo tutti questi dettagli. Allora, vediamo che cosa ci riserva quest'altra domanda. Se Donatella fosse un politico, chi sarebbe? Può scegliere anche tra gli uomini e le do questo vantaggio. Chi sarebbe lei, sì. Mi chiede. Può essere anche un politico della storia, può essere chiunque. Okay. Potrebbe essere Napoleone anche. Cioè, può scegliere. La trovo passionaria. E quindi? E quindi? Un'evita Peron? Perché no? Evita Peron, beh, perché insomma, no? Accidenti, cucciolone, Evita Peron, ve la suonate, ve la cantate un po', ma mi sembra giusto perché sì. Voglio dire, vi trattate molto bene a vicenda, si vede che vi amate, eh? Certo. Quanti anni insieme? 25. L'avete detto quasi in coro. Sì, parliamo dopo. Dei due, chi è che russa di più? Se proprio dobbiamo dirne uno, sì, forse lui. Ah sì, io direi lei. Però dovendo però subire, devo dire è difficile che uno senta il proprio russare. Devo dire che non. No, è che scusa, puoi dire che se ci sapesse usare, non so perché, cuscini ortopedici, allora vieni a dormire con la testa così. Tutti e ti due. Dicono non ti spostare. Sì, perché ci hanno detto che servono. E allora quello ti fa russare. Ecco, sì, cani a cui dare la colpa pochino. Non ce ne sono. No, ecco, allora, però questo. Devo dire che io non mi sveglio anche se lei è russo. E credo piano piano, anche se io russo, lei si non si sveglia. Sì, non è che mi dice basta. No, non si fa. Sì, poi, cosa fa? Io così. Non sapendo fischiare come sì. Me, che fischio come un camionista. Allora, andiamo avanti con le domande. Poi mi sono... tranquillizzavo, io ho più paura di voi. Voi magari non ce l'avete, ma io sì. Allora, a che coppie assomigliate di più? A Carlo e Camilla? A Giorgio e Clio? A Lella e Fausto? Lella e Fausto non mi sembra, dico, le scuderei a priori. No. Carlo e Camilla potete scegliere anche qui tra i personaggi della storia. Donatella ed io siamo stati praticamente una prima coppia che ha fatto politica insieme. Perché questo è stato nel 94, quando ancora erano solo gli uomini che facevano politica e durante la campagna elettorale ci siamo presentati insieme. È vero, un c'era po' stata stile una americano. Precedentemente. È vero, avete sì. Fatto una coppia di stile americano, lo era anche Leone sì. Con la sua signora sì. Però prima. Sì. 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 Lei è un po' Jacqueline Kennedy, come stile. Non trova? Sì. Forse. Sono stati forse. Kennedy, sì, i primi. Lei non è come John o Robert, loro erano no. Troppo birichini. Lei è sì. Stato più bravo, si è comportato bene. Non quindi sempre, non abbiamo però, trovato insomma. Un paragone adeguato. Chi vorreste come nipote, Ruby o Noemi? Giustamente ridono, dovendo proprio scegliere. Certo. Bisogna dire che Ruby è proprio bella. Ruby è bella. Non si può dire di no. Quindi, quindi sarebbe una. Io sceglierei Ruby. Quindi lei sarebbe una bellissima, quindi, sarebbe una bellissima nipote. Ecco signori. Da accarezzare ogni tanto, no? I coniugi Mubarak. Avete scoperto finalmente chi era lo zio di Ruby. Insomma, poteva dire. Sì, sì. E io, se dovessi essere appunto tu, anche io la nonna zia. Di la zio, la nonna di Ruby. Forse la consiglierei ad essere un po' più prudente. Certo, molto prudente. Allora, noi facciamo delle simpatiche candy camera, si fa per dire, simpatiche per sì. Noi, magari meno simpatiche per voi. E voi sapete che Mastella si era detto che sarebbe andato all'Isola sì. Dei Famosi, quindi oramai la gente sì. È pronta e che crede a qualsiasi cosa. E noi sì. Siamo andati a raccontare in giro che voi avreste partecipato in coppia all'Isola dei Famosi. Vediamo che divertente. Ma molto divertente. Lamberto Dini insieme sì. Alla moglie sì. Parteciperanno alla prossima edizione dell'Isola dei Famosi.
Ci manca solo quello adesso, perché tutto l'altro l'hanno già fatto, sti politici qui. Scusi, ma chi se ne frega? No, beh, ma lei pensa che mi possa interessare questo? Non lo trovo strano, perché la moglie è stata sempre un personaggio protagonista. Credo proprio che la classe politica stia degenerando sempre di più. Di sti tempi tutto può succedere, insomma. La stranezza può essere Dini, ma vuol dire che a una certa età si ritrova lo spirito giovanile di lottare e combattere anche per cose un po' più futili rispetto alla politica. Ma per essere, diciamo, diplomatici e non offensivi, direi che la senilità a volte comporta delle stravaganze, ecco. Oh, ma si accetta anche questo, pare che si va a fare la plastica da sto chirurgo estetico e va con la moglie, non so cosa dire, l'importante è poi la moglie non venga alle feste poi ad arco. La gente alla politica crede molto meno, cioè che vi crede capace, insomma in fondo lei non, voglio dire, non ha mai dato segni di squilibrio, di conseguenza pensare che lei potesse andare all'isola, essendo un politico così importante, non doveva essere neanche credibile, come mai la gente ci può credere? Ma ci vanno i giovani per far carriera, no? L'isola dei famosi, essere un po' stravagante. Tanto anche persone molto più grandi. Sì. Sì. Questo è per Donatella. Allora, andava più d'accordo con suo marito quando era con Berlusconi o quando era contro? E l'altra domanda è vero che è stata minacciata da un esponente di Forza Italia? Allora. La prima risposta. Sì. Allora. Andava più d'accordo con suo marito quando era con o contro Berlusconi? No, io sono sempre andata d'accordo con mio marito. Lui è andato non contro Berlusconi, ma è andato dall'altra parte perché era stato lasciato solo. Cioè lui era stato nominato da loro e poi è stato lasciato solo proprio in Parlamento. Anzi, il presidente Berlusconi si era rammaricato più volte di questo. Ha detto... Mi ha fatto sbagliare Fini, pensavo che quindi sapesse... Quindi Fini è veramente lo Iago della situazione? È lo Iago della bilancia in qualche maniera? Sì. Questo non lo so, comunque la seconda domanda qual è? La seconda se è vero che di conseguenza, poi immagino che sia successo qualcosa del genere, è stata minacciata da un esponente di Forza Italia, si può dire chi era? No. Ho avuto varie vicende e ho imparato che la politica usa dei mezzi impensati per chi poi non proviene da quel mondo, per la lotta politica, la lotta di potere poi. Ecco, ho avuto varie vicende. È una lotta politica o una lotta di potere? C'è una bella differenza. L'uno e l'altro. Ecco, il Presidente voleva dire qualcosa. No, volevo dire che lei è stata attaccata per colpire me, naturalmente. Certo. Che non c'era molto da attaccare mia moglie. E questo l'ha fatta molto arrabbiare. Sì, uno si sente veramente umiliato da comportamenti di questo genere. È più facile difendere gli altri o se stessi? Mi sono più portato a difendere gli altri che a difendere me stesso. I giudici sono tutti comunisti? Non tutti. Una buona parte? Una parte sì. Diciamo una percentuale, tanto per farla... Sì. Si va a percentuali? Beh, paese. Insomma... Io non lo so, perché le ho prese giudici... da destra e da sinistra. Sondaggio. Per cui... I magistrati sono tanti. E tutti i comunisti, però purtroppo tra virgolette, no, di sinistra. Ci sono effettivamente... dei magistrati politicizzati, lo vediamo ogni giorno questo. Ma anche a destra o solo a sinistra? Tutte e due le parti, credo, ma principalmente... Facendo una percentuale così? Sono più a sinistra che a destra. Va bene, allora andiamo avanti, grazie per l'esaustiva risposta. Allora, Donatella quindi aveva minacciato di scrivere un libro rivelando i nomi dei nemici di suo marito. Sì. Può rivelarmi... essendo già stati sull'argomento qualche nemico di suo marito, adesso forse si può fare. No, poi non ho minacciato di scrivere un libro, il libro l'ho scritto, però ho aspettato a pubblicarlo. E sta aspettando tuttora? Sto aspettando, aspetto, va forse bene, non lo pubblicherò mai, però... Sabelli sì. Vuole i nomi, perché lui è un carnefice, capito? Vuole vedere il sangue. No. Neanche uno? Dobbiamo aspettare che vada... Beh, guardi, possiamo dire il io. Primo? Possiamo come? Dire uno, il primo? Almeno uno per farci contenti. No, non si può? Uno, dai. No, io direi che certamente sono di destra e non di sinistra questi nemici. Allora, è vero che alla vostra età fate ancora
fate ancora sesso. Esatto. Non vorrei farvi così tanto i fatti vostri, ma lo vuole sapere sempre Sabelle, vuole sapere anche quante volte alla settimana. Ah, ho capito. Ai. Senta, le rispondo così. Per alcuni l'età biologica è inferiore all'età anagrafica. Lei è qualcuno? Io penso di sì. Meno male. Meno male. E si vede che porta bene fare il presidente del consiglio nel nostro paese. È un paese dove chi siede su quella poltrona, per fortuna lei con la sua signora e altri diciamo un po' più così random, però bene, è una poltrona che siamo contenti che abbiamo dei virilissimi presidenti del consiglio. Questo è bello. Lamberto, le piacciono le donne rifatte? Se necessario si chiudono gli occhi. Quindi si chiudono, però poi non le guarda, quindi non le piacciono. Niente. Beh, insomma, non è una risposta diplomatica. Ma io credo che effettivamente insomma l'estetica conta, e quindi perché no? Se c'è qualcuno che vuole migliorare la sua presenza, il suo fisico, ma perché no? Anni prima, ma perché no? Kennedy era il primo che aveva vinto le elezioni, dicono perché era più abbronzato di Nixon e più bello di Nixon, che invece era un po' sgualcito, bianco e un po'... Allora, vogliamo vedere che cosa dice Enrico Vaime di voi? Sì, Vaime. Lamberto Dini è l'unico uomo politico italiano che in Parlamento, in un intervento, un giorno disse, io c'ero, per questo lo dico, disse, e che ca, completando però l'espressione, e non era mai successo, e io rimasi stupito perché la cosa finì lì, ma volevo sapere, finì lì veramente oppure qualcuno andò a congratularsi per questa rottura di schemi ormai superati, e che ca. Guardi, sì. Che cavolo! Io non ricordo esattamente di aver detto quella parola interamente, però era la fine di due giorni di dibattito parlamentare nel quale io ero rimasto inchiodato al banco del governo. Quando toccò a me rispondere, replicare alle osservazioni che erano state fatte, ci furono delle interruzioni. E questo mi fece arrabbiare, disse, vi ho ascoltato per due giorni, ora ascoltate me e non so se ho aggiunto altro. Ci stava benissimo, ma guardi, se è stato questo fatto è la storia. Ma io lo trovo giustificato, io dico sempre che oramai dovrebbe entrare nel dizionario ed essere sdoganata come non parolaccia, posso dire? Perché è terminologia così comune, no? E poi diciamo è una delle poche cose che rende bene l'idea. E poi non è qualcosa di sconosciuto. È quasi un'onomatopeica, si potrebbe dire, no, questo di sicuro no. Allora, mi chiedono se voi fareste l'amore in tre. Scusate, io come sapete devo lei, perché una sono riuscita a saltarla, due sono troppe. Beh, no, ha ragione a dire che è imbarazzante sempre. Certo, è imbarazzantissima. E va bene, più allora, per me che per voi, lasciamogli il dubbio. Lasciamogli il dubbio. Guardi, è così. No, però per se arrovere vuole rispondere. Questa è una perversione, no? Ma forse uno nei pensieri potrebbe fare, se non in realtà, perché si può trovare anche eccitante il pensiero di questa cosa. Ma realizzarlo diventa più difficile. È un'altra cosa. Bravo, mi piace, apprezzo il coraggio della risposta. Poi ragazzi, io faccio un giro da voi, con mio cugino Tyson, che veramente, voglio dire, mi mettete in serio imbarazzo. Vi siete mai traditi? Forse mentalmente qualche volta pensato. Certo, il cervello ritrita, c'è un rumore di sotto. Però in quale famiglia non c'è in alcuni momenti tensione o disarmonia? E poi ritorna l'armonia ed è più bello di prima. Bene, ma si vede benissimo, se siete una coppia assolutamente ben assortita. Allora, voi sapete che a questo punto si tratta di scrivere una lettera che io prenderò sotto dettatore. Io sono la vostra sottosegretaria in questo caso. Al futuro, speriamo, presidente, o già presidente, non diciamo altro che poi non porta bene, ma io poi vengo a trovarvi, dico fate solo finta di conoscermi, non mi buttate fuori. Scriviamo a Donatella. Sì, allora, a chi volete scrivere? Abbiamo pensato di scriverla a un'amica, alla persona che ci ha presentato. Quanti anni fa?
26 anni fa. Beh, è molto carina questa cosa, retroattiva. Sì. Sì. E poi sì, soprattutto ci ha preso, ha fatto la presentazione, devo dire che brava, adesso la voglio frequentare questa Donatella per vedere se... Non è qui in questo periodo, però... Bene, però insomma un'amica preziosa. Era ben conosciuta a Roma, era. E Donatella Pecci Blanc. Ah certo, beh, famosissima signora, nonché scrittrice anche di... Sì, di libri. Altro sì, che... Sì. Ah, Donatella Pecci Blanc. Sta molto negli Stati Uniti adesso. Lei vive negli Stati Uniti, ma noi gliela faremo pervenire con le poste nostre, fantastiche. Benissimo. Allora, carissima o cara? Cara Donatella. Donatella carissima. Allora, Donatella carissima. Ti pensiamo spesso e vorremmo avere il piacere di rivederti qualche volta e ti preghiamo di chiamarci. Perti qualche volta? E ti preghiamo di chiamarci quando vieni in Italia, perché vorremmo organizzare una bella festa. Una bella festa, sì. Per lei o per voi ricordate? Per tutti, per i 25 quando anni. Quando vieni in Italia... Sento un retrovai, una retrovai. Oui. Chi mettiamo prima, Donatella o Lamberto? Mettiamo tutte e due. No, Lamberto e Donatella. Lamberto e Donatella. Come Dini. Si fa di solito, cioè per le lettere prima lui e poi prima lei? Io. Sì, Lamberto e Donatella Dini. E... Sì. Grazie, siete grazie veramente una coppia bellissima. Grazie, veramente grazie. Troppo generosa, io vado a cambiarmi le camicie, che ho sudato 7 camicie, sì, ma non certo a causa vostra, per tutte le altre destinazioni, perché qua dove va la lettera in America? Sì, a Miami. A Miami. Fisher Island. Beata lei. Sì. Fisher e grazie Island. Ancora, si può mandare anche a Roma. Grazie, a lei, grazie ancora di aver accettato, perché davvero era anche grazie a me un immenso piacere. È stata un'intervista spiritosissima, quindi grazie, oltre che... Grazie, complimenti. Complimenti, molto brava, coraggiosa, molto pronta, brava, bravissima. Coraggiosa è la parola che anche, trova. È anche molto dolce. Sì, sì, infatti. And specialmente quando non parla di politica, magari è di meno. Va bene, bene, io vi ringrazio ancora tanto. Va bene, grazie. Vi invito ad accomodarvi verso l'uscita insieme a me, perché andremo grazie, in questa sì direzione. Bene. Allora, io volevo chiederle, signora, però lei è molto brava anche a organizzare una politica, intanto che abbiamo, deve spiegare qualche trucchetto per il vostro anniversario. Non mi date la delusione che vedo sul giornale la festa e io sto rimasta. Luce, maschio o femmina? Passiamo alla prossima domanda. Così mi metti qualche sospetto. Che cosa fa nella vita? Guarda, io ti dico una sola cosa, ha una laurea con lode. È generico, però mi sta venendo in mente qualcosa, caro. Mi dai un'altra indicazione? Va, ti mando una clip, guarda. Se ho occhi rotondi, se ho occhi due, due orecchini... Se bello occhi, se pure malietti, quella celeste, bello questo. Francamente adesso mi rimetti in crisi, posso andare avanti? Vabbè dai, fai un passo avanti. Vediamo. Ah, piacere, ancora tu! Vladimir Luxuria. Ma non dovevamo vederci più? Ciao cara. Beh, allora proprio. Non l'avevi capito? Ma mi persegui. Ti non rispondono sul maschio o femmine, te l'hanno messo no, su un piatto infatti, d'argento. Lì ho pensato che fossi tu, però poi occhi azzurri non ce l'ho fatto caso. No, non sono azzurri. Beh, insomma, non ci possiamo... Poche dovevano dire femmine e basta, non vabbè, ho capito sono dei questa gaffoni, cosa. Ma sono degli invidiosi e faranno pure di peggio, lo sai. Vabbè, sì, adesso vediamo un attimo la scheda di una delle mie assistenti. Mi hanno schedata? Sei stata schedata, come sempre. Vladimir Luxuria, scusate che siccome che è straniero mi si intorcina tutta la lingua, personaggio mitologico di quelli proprio stratosferici, secondo me incarna proprio la capacità oggi come oggi di averci tutte le carte in regola a 360 gradi di fa, e televisione, cinema, pubblicità, politica, insomma debuttasse nel mondo dello spettacolo.
Io da mo che ci sono entrata nel mondo dello spettacolo, oh, mi ha detto bene, d'altra parte la vita è una questione di culo, o ce l'hai o te lo fanno. Vladimir Luxuria, Alba all'oscuro, beh, vecchissima conoscenza, carina. A parte compagna di merende vecchissima attuale. In senso che ci conosciamo da molti tempi, da molto beh, tempo. Beh, tanto tempo, poi ora siamo compagne di merende all'isola, poi insomma un sacco di cose, e poi ci siamo anche, ma ne parleremo dopo. Sì. Allora, davanti a te il contratto, un contratto... caro contratto mio, con sì. Gli italiani? È un contratto con gli italiani, sì. Ah. Io sono in questo momento il tuo Vespa e tu sei il mio Berlusconi. Mamma tu mi devi mia. Promettere davanti agli italiani. Sono meno truccata, dai. allora, io sottoscritto barra A ce lo lascerei, così, sì. Così com'è. Così lasciamo anche sì, sì, lasciamo un po' di mistero, se vi piace. Vladimir Luxuria, pienamente capace di intendere e di volere, e ci siamo, dichiaro sul mio onore... che risponderò sinceramente, in maniera compiuta, solo e soltanto alle domande del programma Alba all'oscuro, sì. Racchiuso nelle buste di fronte a me. Questo te lo spiegano, perché loro sono terrorizzati dalle mie di domande, per cui vorrebbero in teoria che tu rispondessi solo quelle di Isabelli, che sono le più cattive, infingarde e tutto il resto. E le mie, a tua discrezione, se mi lasciano andare avanti a loro. Intanto firma. Ma firmo, dirò solo la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Ah, no, niente. Dica, lo giuro. Lo giuro su Vogue. Perfetto. Ecco qua. Perfetto. Che è il nome vero? No, è un nome d'arte. Il mio nome vero è Vladimiro Guadagno. E andiamo con le domande. C'è già qualcosa che esce, eh? Allora, oh che bello che ci sei, mi diverto da morire. Tu hai fatto il chirichetto. Vero? Come tutti, quasi, anch'io. Avresti voluto fare il prete? C'è stato un momento della mia vita, sì, che avrei voluto fare il prete quando facevo il chirichetto. Perché? Perché, dato che avevo capito che non mi piacevano le ragazze, allora non avevo ancora avuto il coraggio di ammettere anche a me stessa questa cosa, e quindi... mi sembrava un modo per sfuggire, diciamo, al fidanzamento, il fatto, diciamo, di diventare prete, secondo... perché comunque ha anche una forte spiritualità. Sì. Poi mi piacevano questi vestiti lunghi, sai, con tutti i ricami, c'è anche un po' questo. Senti, ma è anche oggi ne indossi uno della nostra Valeriona. Sì, questa senti, è la mia amica. Senti, ma secondo te sono in molti che hanno scelto poi di fare il prete per questo motivo? Io parlo per me, quindi non posso entrare nella testa degli altri. Io mi auguro sempre che chi decide di diventare sacerdote è per vera vocazione e non per sfuggire ad altre situazioni. Andiamo avanti, mi verrebbe da farti un sacco di domande sulla Chiesa, ma però dopo, nel senso di molte altre cose di cui parleremo. Allora, tu che hai praticato, dichiarandolo tra l'altro, la prostituzione... si può dire? È stato, mamma mia, è stato un periodo lontano della mia vita, l'ho fatto per fortuna per un breve periodo e... che hai rimosso? Stop. Che, diciamo così, è stato un periodo della mia vita e si impara anche dagli sbagli. Che cosa ne pensi del giro di Ruby e delle sue compagne? Allora, io sono una persona che... crede che non bisogna indagare o valutare le persone dalla loro vita privata o da quello che fanno a casa loro. Se si tratta di reati è un conto, e qui c'è la magistratura nel pieno della sua autonomia, non il tribunale ecclesiastico, la magistratura che appurerà se c'è l'induzione alla prostituzione, la prostituzione minorile, se c'è sfruttamento alla prostituzione o non lo so, o sfruttamento della prostata, visto l'età, oppure se c'è la concussione. Per il resto devo dirti la verità, anche da parte, cioè noto che oggi la contrapposizione tra destra e sinistra non è più sui temi sociali, ma è sul bigottismo. Quindi ti stavo dicendo, il tribunale perché... ecclesiastico praticamente sta diventando la sinistra? È quello, allora, su Marrazzo, su Sircana, prima quelli della destra hanno dato, no? Adesso che invece è successo a uno dei loro, dicono, ah, non bisogna invece invadere la privacy delle persone. Io continuo a pensare che dovremmo essere un po' più autonomi e non a... perché anche a Vendola, lo voglio dire, al mio caro amico Vendola, che ha una trasmissione sulla 7, 8 e mezza, ha detto, fa bene la Chiesa a dire che non è un esempio di dirittura morale una persona come Berlusconi. Attenzione, perché dopo domani
la stessa Chiesa dirà che uno come Vendola, come Presidente del Consiglio, non è un esempio. Beh, però, scusami, per le famiglie. Posso quindi, dire, se ci fosse stato un reato vero di Marrazzo, quale sarebbe? Questo è quando non posso andare oltre. Io vorrei farti parlare di questo, che invece secondo me era un argomento interessante, ma loro sono dei come posso chiamarli, un po' misogini. Ti tarpano le ali, come sempre. È così, allora è una vita che mi tarpano le ali. Anche perché avere le ali e non poter volare fa molto gallina. Molto. Allora, Liberazione ammazza. Questo non lo sapevo. Che Liberazione ti ha paragonato ad Obama. Pensi che Obama ne sia stato felice? Secondo me manco l'ha saputo Obama. Ma se l'avesse saputo, a Obama gli avessero detto Mr. President, do you know... Vladimir Luxuria. Allora, su questo fu dopo la vittoria dell'Isola dei Famosi. In realtà fu una battuta del direttore Piero Sansonetti e disse che il fatto che avesse vinto una persona transessuale aveva bevuto all'Isola dei Famosi era un po' una specie di rivoluzione, un po' come il fatto che avesse vinto una persona di colore alla presidenza della degli Stati Uniti. Per questo, capito? Mi stai facendo venire in mente una cosa, che in quell'occasione la sinistra si schierò a tuo favore. No, non è vero, come mica. Obama, no, qui, no, là, no, su, giù. Non è vero. Un certo tipo di sinistra. I miei amici della sinistra, sì, altri invece hanno molto criticato la mia partecipazione al reality. Ricordo Norma Rangeri, attuale direttrice del Manifesto, fece un editoriale, il più cattivo in assoluto. Sì, il più cattivo in peccato assoluto. Peccato, perché è una donna intelligente. Anche le però donne... Sansonetti invece gli piacevi, allora una parte un po' personale. No, siamo una persona intelligente. Sai? Le persone intelligenti capiscono il vero senso delle cose. Che domanda? Questa è una domanda, non è imbarazzante di più. Ah, va bene. Va. Perché è imbarazzante. In adesso invece le domande erano così. Erano all'acqua di roba. Questa è quasi. Hai caldo e freddo. Posso prima dirti le domande, che è quasi peggio questa. Ah, è più sexy Berlusconi o Bersani? Qui ti ci voglio. Vuoi una busta? È più sexy la mia lavatrice, posso rispondere che così? Che lavatrice hai? Ho una lavatrice che, guarda, veramente... Quanti programmi? Lava asciugatrice? Tantissimo, lava asciuga, tesoro, fa molte più cose di Bersani. Beh, lo credo, anche perché al movimento sussultorio, ondulatorio, quando ti metti sulla lavatrice senti certe vibrazioni, dai, mia ma cara. Ma Bersani quando ti dice, ma le minorenni devono andare a scuola, non ti fa sesso? Guarda, un sesso, ma così sesso. Le minorenni devono andare a scuola. Andiamo avanti. Allora, giriamo. Allora. Oh, magari anch'io per loro sono sesso zero. Pazienza, ce ne faremo una ragione, no? Sì, sì, si sopravvive a tutto. Si sopravvive a tutto, anche a un rifiuto di Berlusconi o di Bersani. Dai, tu hai avuto una fidanzata una volta? Ma scusa, ma che tutte queste domande? Un bel ricordo, hai un buon ricordo di questa, copiatemi il buon ricordo. Allora, io come ti dicevo come ti fa dicevo Sabelli prima, a sapere tutti i fatti non tuoi? Lo so, hanno letto molto, hanno indagato molto. È vero, si chiama Antonella e sono tuttora amica di Antonella. Ne ho avuto anche un'altra che si chiama Sara, una ragazza inglese. Perché io ho sempre voluto indagare la mia sessualità, ho sempre voluto capire se effettivamente era una cosa che non mi poteva piacere, anche provandoci. E a che anni hai fatto questo tipo di indagine? Verso i 14-15 anni, 16 14 anni Antonella. Sì, poi la guardavo e ho capito che più che voler stare con lei, io volevo essere come lei. Vediamo, gira. Chi è il politico più trans? Mastella. Vabbè, sì, è passato dal centrodestra, centrosinistra, centrodestra. Beh, ce ne sono stati tanti altri. In transfer ce ne sono stati tanti altri, tutti pronti poi a trasferirsi, no? Sì, sì. Io ho detto trans, non trasformista, un'altra cosa. Mai? No, sei sempre stata coerente. So che per un periodo c'è stato qualcuno che ha scritto che io sarei passata con la destra. Sì. Alla qualcosa io rispondo semplicemente. Senti, guarda, voglio mandare una dichiarazione di una tua amica. Dagli amici mi amica? Guardi Dio, che dai nemici ci penso io. Vediamo. Se fossi Vladimir, ricomincerei a fare la DJ. Era bravissima, seguitissima.
siamo colleghe, quindi volentieri dividerei la console di nuovo con te. Ti vuole rimettere a fare la DJ? Tu ci andresti? C'è stato un periodo in cui mi sono molto divertita, perché mi è sempre piaciuto condividere le cose con gli altri. Allora l'idea di sentire un brano che mi piaceva da ballare, metterlo su e far ballare gli altri è una cosa che mi faceva impazzire. E adesso cosa condividi? Con gli altri? Spero di condividere un po' di emozioni e ancora un po' di ideali. Bene. I giudici sono tutti comunisti? Io credo che noi viviamo in uno stato di diritto. Ognuno di noi ha c'è l'accusa e c'è la difesa e c'è la presunzione di innocenza. Allora non si può, ricordare alcuni magistrati che hanno perso la vita, sì, ad esempio per Falcone, la questione della mafia. Falcone, Borsellino e esatto, e poi invece accusare la magistratura. Sono un po' come quei bambini che vanno male a scuola e dicono che è sempre che è la colpa dell'insegnante, no? E invece credo che bisogna avere fiducia nella magistratura. Io, da cittadina italiana, ho fiducia nella magistratura italiana. Andiamo avanti. Come vedi, su questa domanda io non vado, perché sennò poi mi danno un'altra scossa. Hai detto, dopo l'Isola dei Famosi non ho più avuto stimoli sessuali. Sei guarita? Ma sì, c'è stato un periodo, la verità è questa. Ma perché lì per la fame non si hanno più stimoli? Sì, quello intanto. Ma perché... quindi tutti quelli che facevano tutte quelle porcate pazzesche di nascosto, dietro le piante, dietro le cose. Ma beati loro, io avrei avuto un rapporto sessuale con una mozzarella in quel periodo. Ma le facevano? C'era il sapore. Ma a questa domanda non rispondo perché già ho parlato, quindi è già passato, diciamo. È vero che più passa il tempo, più sicuramente il sesso non è più nella lista dei miei desideri. Interesse. E più passa il tempo, più aumentano gli intervalli tra un rapporto e l'altro. Magari, non so. Allora, andiamo avanti. Perché non ti piace Platinette? Ma non è vero che... Intanto... vorrei ricordare soprattutto a Platinette che fui io a dare il numero di Platinette alla redazione del Maurizio Costanzo Show. Questo lo dici perché Platinette che sostiene che tu non gli piace? No, io so che ci sono delle persone che basano la loro fortuna sull'andare contro gli altri e su fare un Platinette po' di pettegolezzo, sì, ma quindi fa parte troppo del violento. Gioco, fa parte del gioco. Forse c'è anche un po' di invidia che poi lui me l'ha anche spesso anche detta, insomma, anche dice come sei magra, ti invidia, spesso me l'ha detto, insomma. A volte è un po' così, velenosa, però insomma, d'altronde. Allora, andiamo avanti. Poi sai, è molto più comodo parlare male di Vladimir Luxuria che fare invece delle battaglie contro la Chiesa o contro altri poteri forti. Oh! Poi sai, la cosa più cattiva che mi ha detto, credo al Chiambretti, è stata che io in 2 anni di parlamentare l'unica cosa che avevo fatto era rifarmi le tette. Credo che questa sia stata la cosa più cattiva. Intanto perché io le tette me le sono rifatte a Pasqua, quindi proprio neanche quando era aperto il Parlamento. Ma secondo perché, ad esempio, io mi sono ricordato una cosa, sul problema dell'obesità mi scrisse un carcerato che si chiama Aristide di Napoli, che pensa, poverino, lui era talmente obeso che non riusciva ad andare in bagno perché nella sua cella... per andare in bagno, non passava dalla porta, aveva il girello. Lui mi mandò le foto, io da parlamentare andai al carcere di Pisa, entrai nella sua cella, controllai la sua situazione e credo di aver contribuito a far dare a questa persona che soffriva di obesità gli arresti domiciliari. Guarda, fosse servito solo a questo, certo. I miei 2 anni, ne sono molto fiera. Allora, ma non è stato il solo... o la sola a parlare male di te, perché ci fu un caso eclatante, no? Di cui tutti abbiamo memoria, di Elisabetta Gardini, ti dice niente questo nome? Sì, sì. Disse a proposito di bagni, perché il bagno ricorre sempre allora in queste cose, che volevi entrare nel bagno delle donne alla camera.
Se volevi entrare, anzi, nel bagno della camera, delle donne della camera, te lo dovevi tagliare molto finemente. Adesso ci puoi entrare o no nel bagno delle donne? Beh, facciamo un patto, io, Elisabetta. Io mi taglio quella roba lì e tu ti tagli la lingua prima di dire certe cose. Perché, guarda, ti posso dire una cosa? Il Parlamento è fatto emiciclo. Si dice destra e sinistra perché quando il Presidente della Camera stava seduto lì, diceva alla mia destra e alla mia sinistra, questo certo. È nato questo termine. E ci sono tanti bagni al Parlamento, no? Cioè, tanti cesti, sì. No, in senso proprio di, certo. Di bagni. Quindi, non fisici, no, dici. Quindi che la Gardini discorso. Ha fatto tutto il giro dell'emiciclo proprio per venire al bagno dove stavo io, perché lei la voleva creare questa polemica. A Dawkins. Io credo che ci siano veramente altri problemi di cui occuparsi. Ma non il fatto che una persona che quando trans... uno crea un problema del genere ha dei problemi, quindi secondo me sì. Secondo me sì. Di che tipo? Perché io, guarda, io... Cioè, vado sempre al bagno delle donne, non ho mai avuto problemi, anzi sai quante mi hanno detto che ce l'hai un rossetto, cioè ce l'hai un po' di fard, cioè non ho mai veramente avuto problemi. Lei l'ha voluto creare il problema per andare, non lo so, o per andare sui giornali o per far dimenticare la brutta figuraccia che aveva fatto alle Iene, che non si ricordava che cos'è la Consob. Allora andiamo avanti, zon. Che cos'è quello? Chi lo sa, tutto da scoprire. A letto sono meglio i fascisti o i comunisti? Cioè, ma tutto sul letto, capito? Cioè, io sono una transessuale, non sono una maniaca sessuale. Ma loro sì. Tu devi capire da chi viene la domanda. A letto, vabbè. A letto, sto sempre sola a letto. Con un libro. Cioè, con un gatto vabbè. Fascista o un gatto comunista? Ma guarda... Cioè, avrai provato la differenza. Io, per esempio, ho avuto anche dei bei fascistoni come amante. Sì, sì, ce l'ho avuti anch'io, figurati. Non è questo. Ma non, secondo me non dipende mica dall'appartenenza politica il saper o meno soddisfare una persona. È una questione di pelle. Anzi, dopo un po', insomma, la politica si dimentica. Però mi ricordo una volta... Uno me lo disse, uno di destra, mentre diciamo eravamo lì, mi disse per me è una soddisfazione a fare sta cosa a uno di sinistra. Lo capisco, certo. Vedi che alla fine ci sei arrivata, vedi. E gli risposi, beh, se fino adesso... Ma a me è successo di peggio. Uno che mentre mi diceva se ti vedessero a porta a porta, chissà perché si vede che la sua fantasia... Porca porca, sì, no? Sì, lì è porca porca. Lì veniva un po'. Senti, siamo andati in giro a raccontare alla gente che ti sei sposato. Vuoi vedere come hanno reagito? Vabbè. Vladimir Luxuria ha deciso di tornare uomo e di sposarsi con una donna perché si è innamorato. È una cosa che il Padre Eterno non ha fatto, cioè non l'ha fatto il Padre Eterno questa. Incoerente perché fino adesso ha dimostrato il contrario. Oddio. E con questa globalizzazione alla fine il mondo, cioè ognuno è libero di fare ciò che vuole. Il Signore ci ha fatti uomini e donne. E dunque? E dunque bisogna essere uomini o donne? Che una donna diventa maschio e l'uomo diventa femmina. Sono due cose che non possono collegare. Quella che se lo sposa vorrà qualche cosa. Che vorrà? A cosa allude? Vorrà che sia uomo. Non lo diciamo subito che sono io la moglie, no? Vedi, sai, dopo tutta questa convivenza, sì, moruxorio praticamente. Ma vedi, i pareri sono talmente contrastanti che poi il parere migliore è quello tuo. Certo, ma infatti voglio dire, ritengo che tu abbia ragione, anche perché non so dire niente di intelligente, per cui vado avanti in questo caso. Allora vediamo, ecco qua un'altra domandina. Cosa ci sarà scritto? All'Isola dei Famosi hai detto che il muro di Berlino è crollato nel 1984. È vero, ragazzi. Può succedere. Ho sbagliato di 5 anni. Ti ricordi chi c'era nel collegamento al giornalista? L'importante
importante essere contenti che sia crollato il muro di Berlino. Basta che non crollano i miei fianchi, per il resto può crollare. Sì, sarei quindi molto più preoccupata del crollo di Pompei in questo tempo. E di non è stato fatto abbastanza, anche perché oramai dovremmo essere considerate monumenti nazionali. Vero. Avete qualcosa da dire? Sì. E non da restaurare. Cara. Esatto. Poco visitati oramai, però insomma. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Adesso c'è il solito problema. Eccola qua. Metti paura. C'hai ragione. Tu lo faresti un peccatuccio con me? No, adesso sto parlando seriamente. Lo faresti un peccatuccio con me? Qualche fantasia erotica su di me non l'hai mai avuta? Piccolina, guardami bene. Sono poi così ma da... Ma cominciatina sì, perché no? Allora rifacciamo. Cioè, per vedere... Anche le tette, sì, anche tu. Come, te l'hanno, come ti sono venute le tue? Ma... Beh, le mie non so. Possiamo fare un tucatucca? Così, un secondo, un perché secondino, no? Ma così. Perché tu ce le hai fatte. Eh sì, no, io me le sono proprio fatte, perché ah, non ce l'avevo. Ma più o meno anch'io. Facciamo un tocco generale, no. Così. Allora, io tocco vediamo... le mie, tu... chiudiamo gli occhi, perché questa volta è molto pudica la cosa. Allora, sì, tu chiudi gli occhi, se... io tocco le tue, tu tocchi le mie. Ecco, vai. Secondo me sono meglio le mie, detto tra di noi, No, allora aspetta, le tue sono molto morbide, le mie sembrano un po' più dure, ma perché c'ho il vestito che stringe. Però ah, anche per le questo mie sono dici? Naturali, no, allora ti do un bacino. È il secondo. Dico. Guarda. Eccola qua. Vedi questo ammasso grazie, di porci. Ci siamo ripassate il rossetto un'altra volta. Vuoi vedere cosa ha detto l'elemora di te? Ah, l'elemora? Sì, anche se non lo vuoi vedere te lo faccio vedere lo stesso. Se io fossi Vladimir Lussuria, ma... Ma mi travestirei da uomo, non da donna. Ormai da donna ce ne sono troppi. Ogni giorno si inventa qualche transessuale nuovo. Non sta a prendere tra Lussuria. Guarda che tu sei una persona intelligente, per bene, bravo. Mi ricordo la prima volta che sei venuto in ufficio da me, che io non ti conoscevo. E devo dire, ho capito che sei una persona molto, ma molto intelligente. Padre Lele ha così votato. Sì, sì, però c'è una cosa... che all'elemora non riesco a perdonare. E che cosa? Io l'ho visto questo film Videocracy, un film dove l'elemora fa vedere il suo telefonino e dove si vede la svastica e dove come suoneria c'è faccetta nera e dove lui dice io sono mussoliniano convinto. E questa cosa io non la riesco a digerire perché la stessa persona che poi dice su Corona, l'omosessualità, eccetera, eccetera, penso che se fosse vissuto ai tempi del Duce, forse quella camicetta bianca se la sarebbe sporcata nelle miniere di Carbonia, dove tanti omosessuali erano forzati ad andarci. O questo glielo rimprovero. Touché, questa è una cosa che forse Lele non aveva valutato, che non avrebbe potuto mostrare la sua secondo omosessualità. Secondo me... Ma no, secondo me non avrebbe dovuto mostrare il suo telefonino, questo. Allora, a proposito... di in questo caso ex fascisti, ora N, eccetera, eccetera, fino una volta ce l'aveva coi gay, no? Adesso si professa paladino dei diritti civili, più tutta una serie di altre cose, appunto. Tu credi che sia veramente cambiato o aggiungo io che stia cercando di tirare su più voti possibile? Mi farebbe piacere oggi pensare che una persona che apre sui diritti civili prende più voti, sarebbe un segno di grande civiltà del nostro paese. Io voglio pensare di sì, perché si può cambiare idea, si può cambiare. Lui una volta al Costanzo Show disse che insomma, non era eticamente bello avere un maestro apertamente omosessuale, oggi invece apre sui diritti civili. Credo che sia una cosa bella. D'altronde le destre negli altri paesi d'Europa, come la destra di Cameron, la destra di Sarkozy, su questi temi non hanno questo atteggiamento così con i paraocchi come c'ha la destra italiana. Per cui l'idea anche di confrontarsi con una destra un po' più aperta, secondo me è una cosa bella. Senti, c'è una persona a cui tu vorresti scrivere, potrebbe essere tua madre, tua sorella, potrebbe essere Berlusconi, Emilio Fede, Lele Mora. Chi ti pare a te? Una persona a cui vuoi dire pubblicamente qualcosa, sperando di avere una risposta. Io
faccio la tua segretaria. Ah, va bene. Sono allora. Il tuo sottosegretario in questo caso. Va bene. Scrivo. Mi detti? Allora, caro Sergio, Sergio è un mio amico d'infanzia. Temevo fosse Iapino. No. Caro Sergio. Caro un Sergio. Amico d'infanzia. Mm-hmm. Ti ricordi quando giocavamo a fare la TV? Con una scatola di scarpa con il buco che era la nostra telecamera. A fare la TV con una scatola. Scatola? Di scarpa. Spero di vederti presto e parlare di tutti questi anni. Cosa fa lui adesso? Che siamo distanti. Lui lavora nella pubblica sicurezza. Ho fatto due strade diverse. Tua, Vladi. Caro Sergio. Caro Sergio. Ti ricordi quando giocavamo a fare la TV con una scatola di scarpe che era la nostra telecamera, punto interrogativo? Spero di vederti presto e parlare di tutti questi anni che sono passati. Non lo vedi da tanto? Da moltissimi anni. Lui vive a Taranto. Senti, Vladi, anche se ci vediamo molto spesso in questo periodo, sono stata molto felice che tu mi abbia fatto questa sorpresa di essere qui con me. Sei sempre una graditissima ospite ed è sempre un piacere parlare con te davvero. Grazie. Grazie di essere stata ad Alba all'Oscuro. Vieni però che dobbiamo andare perché dobbiamo parlare ancora di un po' di cose a proposito. Sì, ma Lambert, Lambert, adesso ti spiego. C'è qualche particolare che devi sapere. Qualche dettaglio, non piccolo.